che ultimamente stiamo avendo grandissime soddisfazioni. Non so se tutti avete visto anche la recente possibilità che mi hanno dato di divulgare la nostra tecnologia e, tra virgolette, insegnare, perché poi sono un portaborse, quindi insegnare, tra virgolette, però direi che poter portare una rivoluzione epigenetica anche all'università, alla St. George School di Brescia, che come sapete sono visiting professor in questa università, direi che è una grande soddisfazione perché, ciao Guido, grandissimo, grande soddisfazione perché da quello che 6-7 anni fa sembrava una mission impossible, oggi abbiamo visto che non solo è possibile, ma stiamo veramente rivoluzionando un approccio clinico integrato che, a mio avviso, a volte dico come facevamo prima, non che, no, come si faceva prima, nel senso che oggi scopri, dici, ma pensa quante cose non tenevamo in considerazione prima che invece possono influire sulla salute delle persone, possono danneggiarle oppure le persone di cui hanno bisogno. E allora sull'interpretazione S-Drive e su questo progetto, non dimenticatevi che il 9 settembre ci sarà in Italia il presidente mondiale, ci sarà Raja, che è uno dei massimi esperti, ha circa 20.000 casi clinici, non li presenterà tutti insieme, penso. Però pensate che esperienza ci potrà trasmettere. Abbiamo Esteban Peiro che porterà la sua esperienza clinica su tutto il percorso che ha fatto nella medicina dello sport, Real Madrid, Barcellona, e Paris Saint-Germain, e poi insomma tutti i grandissimi atleti che lui segue. Grazie anche a questa tecnologia straordinaria per migliorare la performance degli sportivi. Io penso che parlando di chi si occupa di salute e di benessere, non possiamo sempre parlare di malattie, no? Dovremmo parlare di prevenzione, di supporto, è che la prevenzione non viene proprio presa in considerazione. Cioè, questo test dovrebbe, perché devo fare il test? No, il perché dovrebbe essere: devi fare il test prima che ti ammali, non perché sei malato, no? Io ho questo concetto su S-Drive. Cioè, dovrebbe essere la guida, no? Di farlo 3-4 volte l'anno per guidarti a prenderti a cuore della tua salute. E sappiamo quanta esperienza clinica abbiamo con Bartolomeo, no? Che ormai dottor Bartolomeo Allegrini qualche migliaio di casi ce l'ha e stasera ne farà vedere qualcuno. Vi ricordo l'utilizzo di S-Drive. S-Drive va utilizzato veramente come ci dice la casa madre. Mi raccomando, quando collegate S-Drive, tenetelo lontano, alla distanza di filo dal vostro computer portatile. Mettete nulla intorno a S-Drive, campi elettromagnetici, o fate togliere tutto ciò che è metallo alle persone che esaminate. E, ecco, queste sono le accortezze più importanti. Il tenere gli occhi chiusi quando fate la scansione è altrettanto importante, però non è che sia indispensabile. Però se la persona tiene gli occhi chiusi è meglio, perché emisfero destro, emisfero sinistro, si connettono. Se voi tenete gli occhi aperti, è chiaro che incominciate a elaborare anche il razionale, eccetera. Invece, con gli occhi chiusi, 20 secondi, quando fate la scansione sui bulbi del capello, è ancora meglio. Questa è la perfezione. Poi ognuno, fa come crede.
anche se no, bisognerebbe seguire le linee guida di chi lo ha costruito questo apparecchio. Altra cosa importante, non fate il test sotto ai neon, mi raccomando, sotto alla luce bianca, non va bene. Fate togliere gli orologi, tutto, mi raccomando. Questa è una cosa fondamentale, lo ripeto sempre perché è un aspetto a cui tengo in modo particolare. Siccome, Bartolo, ci sono alcuni nuovi, mi prendo 5 minuti per far vedere due cose. Questo documento spero che voi lo abbiate tutti, che è l'interpretazione e le linee guida di S-Drive. Chi non lo ha, ce ne faccia richiesta. Sì, proprio è, vedete, del report ottimizzato. Vedete, intanto Antonio mi aiuti a far entrare le altre persone in attesa. E quello che l'altro giorno stavo proprio condividendo è questo concetto, questa idea di dire come facciamo oggi a fare veramente quello che diciamo? Cioè, se è vero che quello che noi mangiamo, beviamo, respiriamo, le sostanze chimiche, i danni da campi elettromagnetici, il sistema gastrointestinale, il sistema cardiocircolatorio, il sistema immunitario condizionano la salute delle persone, ma anche non solo da un punto di vista di qualità della vita e quindi prevenzione, eccetera, ma anche a supporto, no, di vari problemi legati alla salute. Si parla pochissimo, oppure pochissimo si ha a disposizione per quello che sono le 4P. Personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa. Ditemi qualsiasi altro test in grado di poter offrire un supporto e un aiuto così interessante, veloce, immediato, non invasivo. E vi ricordo, il test S-Drive è un test in vivo, non è in vitro. Non prendete una boccetta, la mandate dall'altra parte del mondo o in un laboratorio di analisi. Che sicuramente è importante l'analisi, ma viene dopo, no? Se voglio approfondire, se voglio capire, se voglio vedere se effettivamente c'è un problema. Ma da un punto di vista di informazioni sottili, che sono quelle informazioni di segnali epigenetici di danno o interferenza che poi possono manifestarsi con un problema, è chiaro che oggi, a parte S-Drive, non ci sono strumenti in vivo. Perché quando voi fate la scansione, non mettete addensanti, additivi, no? Anticoagulanti come in una provetta, e non lo mettete in una macchina che o sminuzzate il campione o lo manipolate. No, fate il test direttamente sul bulbo del capello. E questo è un grande vantaggio. Se ci pensate da un punto di vista tecnico, questo è quello che ci tenevo a dirvi. E quindi ecco, queste 4P oggi finalmente sono una realtà. Vi ricordo altresì il fatto che abbiamo grande possibilità per i nuovi, oltre che il sistema immunitario, per i medici e i nutrizionisti, solo per loro perché è una direttiva aziendale, c'è anche il test sul metabolismo, quindi chi è interessato me lo faccia sapere. Abbiamo vari test, questo è un test straordinario, poi c'è la rigenerazione delle cellule. Pensate chi fa medicina anti-aging, medicina estetica, poter preparare il paziente a un trattamento di medicina estetica e quindi migliorare proprio la rigenerazione dei tessuti. Questo report è stato fatto proprio da uno dei più grandi medici estetici, proprio a supporto, in aiuto per i pazienti che volevano i trattamenti estetici. Quindi capire cosa ha bisogno la cellula, il tessuto per essere rigenerato. Ogni report non è a caso, è diverso proprio perché è mirato per quella situazione.
chiaro che per un professionista medico questo è straordinario, come può essere quello sul anche sul metabolismo. Poi questo mirato per lo sportivo, per il recupero muscolare, eccetera. Vi ricordo poi il report per i bambini, straordinario, che viene fatto con anche la saliva, oltre che il bulbo. Alcuni mi hanno chiesto perché da 1 a 12 anni i bambini sono legati anche alla mamma. Quindi il capello, se prendete solo il capello, le informazioni sono anche della mamma. E quindi invece aumentando l'informazione, il segnale con la saliva del bambino, l'informazione è più completa. Altra cosa per i nuovi, ricordatevi che S-Drive non è altro che un GPS, quindi una grande possibilità di vedere dall'alto della città dov'è la cattedrale oppure dov'è lo stadio. Quindi, ma se siete giù non avete le cose così chiare. Ecco che il problema subito, no, con delle priorità, come sapete, vi vengono fornite da S-Drive in maniera veloce, importante, con le sue priorità. Questo è quello che andrebbe, questa slide è interessante, se la leggete nella maniera giusta, è veramente interessante. Il fatto di avere una mappatura di quello che sono le sfide ambientali oppure le carenze silenti della persona, perché poi si parla anche di infiammazione silente, ma poi qual è la causa dei problemi? Qual è? Possiamo fare qualsiasi analisi, ma poi come facciamo a sapere qual è il problema? È uno stress emozionale? È un problema ambientale? È una carenza oppure l'intestino? Oppure, come ci insegna Bartolomeo Allegrini, è una virosi, post-virosi, una candida? Allora io penso che dovremmo avere la consapevolezza di quello che abbiamo in mano. Ma anche chi usa il test pelle, capelli e unghie, straordinario per chi fa non si occupa di medicina, di salute. Ma pensate quanto sia importante poter incominciare a dire alle persone: guarda, che oltre al fatto che io ti curo i capelli, hai bisogno anche di curarti da dentro, hai delle carenze. Sappiamo in tricologia quanto questo sia fondamentale. Quindi chi lo dovrebbe fare? Tutti dovrebbero essere incentivati, motivati a fare un test come S-Drive. Non so quanti di voi l'abbiano fatto nella loro casa, ai loro familiari, ma è straordinario quello che S-Drive poi ti fa capire anche sulle persone che sono vicine a te, dici: ma come fa? Ho fatto 18 test al corso dell'università e vi assicuro che ognuno di loro, quando leggevo, e io non leggo, io leggo in maniera tecnica, non faccio l'anamnesi, non faccio niente, però secondo quello che veniva fuori solo dall'S-Drive, dal test report S-Drive, queste 18 persone, queste mi hanno detto: incredibile, impossibile, ma lei come fa a sapere queste cose? Sì, io ho fatto le analisi l'altro giorno e ho questo problema. Quindi capite che sempre più S-Drive si avvicina sempre di più a questo approccio clinico integrato, che non è ripetibile, è correlabile, cioè è correlabile con la situazione clinica della persona. È questo che è importante. E poi prendete sempre in considerazione il fatto che voi state mappando e utilizzando uno dei biomarker più importanti in assoluto, cioè il bulbo del capello, che è quasi paragonabile al liquido seminale come biomarker soprattutto di impatto ambientale. Quindi qualcosa di interessante. Noi lo leggiamo con una tecnologia unica al mondo.
il biomarker è sempre quello. Vi ricordo, se volete stamparvi questa pagina, che è la pagina della situazione del primo giorno, e magari mentre aspettate i 12 minuti e fate l'anamnesi, aspettate il report, fategli compilare questo questionario, perché questo è un questionario interessante per poi aumentare la consapevolezza della persona al primo giorno e magari dopo 30 giorni, dopo 60 giorni. Questo è anche marketing, mi permetto di dire che comunque noi promuoviamo un test straordinario, ma nello stesso tempo facciamo anche marketing. Ecco, prima di avviarmi a passare la parola al dottor Bartolomeo Allegrini, vi ricordo che la pagina numero 3, come vedete, ti dà nel riepilogo i sistemi su cui intervenire, cioè le priorità. Voi dovete sempre pensare a un cruscotto dove si stanno accendendo le lampadine. Quindi, qual è la lampadina di questa persona? È sotto stress. E se è sotto stress, dovete capire perché. Cosa sta consumando questa persona che lo sta facendo andare così in stress? Cosa non sta assimilando da un punto di vista nutrizionale oppure dei fattori che possono servire al sistema stressogeno, alla regolazione, no? Cioè, tante volte il dottor Allegrini ci parla della serotonina, quindi dei precursori come il triptofano, la metionina, eccetera, eccetera. Lo stesso l'equilibrio microbico intestinale, quindi se viene come secondo. Se viene gastrointestinale, ricordatevi anche dall'apparato digerente, come mai non digerisce bene, non assimila bene, non funziona bene il suo apparato gastrointestinale. Non è intestino, è gastrointestinale. Sintesi proteica, metabolismo degli zuccheri, eccetera. E come vedete sulla sinistra, per i nuovi, c'è tutta una serie di numeri che sono importanti, dovete guardarli. Se c'è uno, iniziate dal numero 1 e P. P vuol dire priorità, no? Quindi 1P, 2 vitamine. Quindi alla primo c'è le sfide ambientali, al numero 2 c'è la carenza di vitamine, al numero 3 c'è un problema di interferenza dei campi elettromagnetici, al numero 4 gli acidi grassi essenziali, al numero 5 vedete i minerali. Ecco, questo è fondamentale. E poi limitazioni alimentari. Sarebbe meglio tenerne conto, perché vi assicuro, e ve lo dico anche su un'esperienza personale, che ultimamente ho fatto un test e veramente si salvi chi può, anche su di me, ve lo dico, perché è inutile, anch'io faccio una vita, sono sempre in macchina dalla mattina alla sera, ma mangiare al ristorante, eccetera, eccetera, voglio farne troppe, non ho 20 anni. Ormai sono 59 quest'anno, quindi dico, eppure faccio ancora 3-4 ore di corsa e camminata senza fermarmi, però dico, ne voglio far troppe. Io ho provato a togliere i cibi che lui mi ha segnalato e mi è cambiata la vita. Vi dico che si gonfia subito la pancia, si sta meglio, si digerisce meglio. Quindi sicuramente anche questa, dare retta al fatto di limitare certi cibi, secondo me è fondamentale. Non perché è un test di intolleranze o allergie, ma sicuramente sono cibi che possono darci fastidio in quel momento. Poi c'è sempre anche il discorso per chi è molto dentro all'argomento, la dieta a rotazione, magari. No? Guido lo sa questo, no? Del fatto di fare una dieta a rotazione magari una volta alla settimana per non perdere la memoria come molto spesso fanno, però poi questo voi professionisti sapete meglio di me come fare. Ecco che poi sempre a pagina 3, questa guardatela sempre, vedete sfide, sostanze chimiche, idrocarburi, vitamine. E vedete, quando vedete biotina, B12, B2, B3, oltre alla produzione di energia, sistema, e qui c'è anche un problema di metilazione, no? Produzione di energia, metilazione, sistema nervoso che ce lo segnalava, lo stress. E guardate come anche, no, il discorso degli acidi grassi essenziali, guardate quanto EPA consuma,
ma basta pensare anche al ferro, silicio, cromo e rame, quindi metabolismo di zuccheri, sistema immunitario, il tessuto connettivo, magari, guardate, silicio non riesce magari a drenare molto bene alcune sostanze, infatti le sostanze chimiche sono al primo posto, come alcune carenze importanti. L'impatto ambientale, guardate, telefono cellulare, magari dorme col cellulare, ha il wifi sempre acceso, non si protegge, ce lo tiene sempre in tasca, lo tiene nel taschino della giacca. Ecco, state attenti, perché c'è un danno anche ai mitocondri quando è questo. Ok. Vi dico altre due cose molto veloci, perché qui poi chiedetemelo, ma questo è un documento per i nuovi che magari, ma anche chi non ce l'ha, che qui c'è proprio tutta la guida, dal 1 di come si fa il test a proprio la 26 passaggi e poi anche proprio come si interpreta, come si deve interpretare. E naturalmente questa guida l'ha fatta la Sarwel Bank insieme a Marco Stenton e a tutti i responsabili. Quindi questa è veramente una bella guida per capire come intervenire nei vari sistemi, nelle varie carenze, nelle varie come leggere le pagine e come poter intervenire in maniera personalizzata in un approccio clinico integrato, grazie a questo straordinario sistema. Ci dice anche proprio, vedete, cosa significhi il pieno, il prioritario, il consigliato, il bordato, eh? E ci dice tutto, proprio in maniera molto, molto esaustiva. Non è, ecco, alcuni dicono, ma come è complicato? Non c'è niente, io penso che io sono uno dei re degli ignoranti. Dovete guardare i numeri. Quindi, dove c'è il maggiore problema, poi ce lo dirà il dottor Bartolomeo Allegrini, vedete se nella pagina del sistema immunitario, ma anche quella cardiocircolatoria oppure intestinale, ce lo dice. Se voi vedete il numero alto, 70. Il minimo, come per stare bene, dovrebbe stare tra 1 e 19. Vedete nella tabella, no? A destra, tra 1 e 19 dovrebbe stare lì. Ne ho visti 2 o 3. Comunque l'ho visti. Vedete, se è 70, andate a vedere i numeri più alti. Sono il 22, il 14, poi c'è un 9, il sistema antiossidante. Quindi, facendo ragionamenti dovuti, dovreste lavorare su questi fattori. Perché ti mette in allarme il cardiovascolare, la produzione di energia, l'idratazione. Perché c'è questo danno ambientale? Perché c'è questa fermentazione? C'è questa funghi? Ci sono queste candide? Eccetera, eccetera. Quindi guardate sempre il numero in fondo, quindi 70 è il doppio del massimo, e guardate poi per ogni situazione, dalla vitamine, eccetera, il numero che si mette più in evidenza come un numero più alto, i numeri più alti per intervenire. E lo stesso nella pagina del sistema cardiocircolatorio, per quello che ha bisogno, per il supporto cardiocircolatorio, non vuol dire solo il cuore, vuol dire anche microcircolo, vuol dire, no? La produzione di energia, poi si può allargare questa visione, come ci ha insegnato sempre anche Bartolomeo, su uno stress del cuore, anche da un punto di vista emozionale. Infatti questo è uno stress adrenergico, per esempio. E lo stesso poi, mi raccomando, andare a vedere tutto il discorso di quello che sono le vitamine, i minerali, gli amminoacidi, l'impatto ambientale. Vedete, è spiegato molto bene questo documento, proprio anche dell'azione di impatto ambientale. Tenete molto presente questo aspetto del danno ambientale, di come aumentare le sue capacità, di quelle della persona, capacità di difesa per rimuovere le tossine, rimuovere i metalli pesanti, proteggersi dalle radiazioni, magari cambiare proprio anche situazione, perché se una persona
respira radon, bisogna dirglielo che il radon è pericoloso. E come magari con il dottor Bartolomeo Grilli faremo anche dei corsi specifici su come curare parassiti, virus, batteri, muffe, funghi e post-virus, perché qui ormai è la lotta. In questi ultimi anni abbiamo visto una situazione veramente disastrosa, e quindi bisogna anche dare degli strumenti. Come bisogna dare strumenti per rimuovere questo danni da impatto ambientale. Allora vi racconto questo. E poi iniziamo il corso al dottor Bartolomeo Grilli. Vi racconto questo. Germania, negli ospedali in Germania, poi vi mando anche l'articolo e la pubblicazione, nell'ospedale hanno eliminato il wifi per non danneggiare i pazienti. Perché c'è un danno da campi elettromagnetici, wifi, wireless, eccetera, eccetera. Ma noi, per i nostri figli e per la nostra salute, cosa stiamo facendo nelle nostre case, negli alberghi, nei ristoranti? Siamo sempre connessi. Allora, se danneggia la salute dei pazienti, pensate per i pazienti che sono a casa, per i pazienti che sono anche, insomma, anche per le persone sane, insomma. Pensate ai nostri bambini, cosa stiamo facendo con questo impatto da danni da campi elettromagnetici. E ancora, quindi tutto il discorso legato, avete spiegato benissimo, proprio anche sulla sensibilità alimentare, gli additivi, come comportarsi di fronte a questi additivi. Magari una persona è intossicata da farmaci che assume, oppure non lo sa. E mangia dei cibi con tutti questi additivi alimentari. Vi ricordo che togliendo un additivo alimentare a un atleta, questa gli è cambiata la vita, non recuperava più, era stanchissimo, eccetera. Era goloso del prosciutto, non si capiva cosa, aveva tutti i parametri abbastanza buoni. Beh, poi alla fine sono andati a leggere le etichette e c'era un additivo che era contenuto nel prosciutto di cui era goloso. Gli è cambiata la vita togliendo il prosciutto dalla sua dieta. Pensate, no? E questo test poi, quanto è importante. Non ci sarebbe mai arrivato. E quindi poi avete tutte le informazioni su come intervenire in maniera personalizzata. Questo documento è a vostra disposizione. Chi lo vuole, basta che manda un'email oppure mi manda un messaggio WhatsApp. Bene, Bartolomeo, dottor Bartolomeo Legrini, ci sei? Assolutamente sì. Oh, ci tenevo a questa premessa, così abbiamo messo. Allora, io se ritieni, ti condivido il primo caso. Tra l'altro è un paziente, dottoressa Marta Ciani, e della dottoressa Lidia Mosca, che ci ha mandato questo caso di un bambino. Se vuoi leggere tu. Sì, 11 anni, questo bimbo, è stata segnalata una problematica di dermatite atopica e infezione da molluschi sulla pelle. Non può lavarsi con nessun sapone normale, non mangia verdura, ad eccezione di insalatone, e da quest'anno ha sviluppato allergie respiratorie a polline ed improvvisamente anche ad ananas, anguria e ciliegia. Appena mangia frutti proibiti, gli prude la gola, riesce a mangiare solo mele e fragole. E va bene, hanno chiesto un aiuto e la lettura di questo test. Quindi noi, diciamo, come ha ben spiegato Giorgio, ora cerchiamo di raccogliere un po' i dati rispetto anche alle problematiche cliniche. Chiaramente, insieme a Giorgio e ad Antonio Coviello, stiamo approntando un foglio, una scheda anamnestica che poi potremo usare tutti in maniera tale da avere anche una uniformità di applicazione di informazioni cliniche che sono coerenti poi alla gestione del test. Questa scheda è quasi pronta, però siccome stasera abbiamo
di casi interessanti, abbiamo preferito con Giorgio e Antonio non perdere tempo a spiegare la scheda stasera, poi avremo un'altra occasione e parliamo di questi casi clinici. I dati che escono fuori dal test del bulbo, come diceva Giorgio, sono dati che dobbiamo raccogliere in una sorta di, ecco, anamnesi sistemica, dove comunque noi dobbiamo sempre partire dalla clinica del paziente. Questo è importante. E quindi la clinica del paziente è racchiusa anche su altri aspetti. Noi nella scheda chiederemo anche, per esempio, segnalare la tipologia costituzionale, perché per chi la conosce diventa interessante e importante. Però, diciamo, se noi vogliamo veramente raccogliere informazioni, il test del bulbo è un test magnifico che ci permette, per chi ha una visione integrata, di avere più spunti, perché un caso del genere, ecco, dice che cosa c'entra produzione di energia. E già qua poi vedremo, dice produzione di energia con un bambino che ha una dermatite atopica e un'infezione da molluschi. Quindi comunque già ci sta segnalando questo tipo di indicazione che siamo su uno sbilanciamento del TH1-TH2. Perché se io ho una dermatite atopica, sto attivando il braccio TH2. Se io ho un'infezione cronica da molluschi, è probabilmente che c'è una debolezza del TH1. E quindi già questa è un'informazione. Poi vedremo come inserire produzione di energia, che è comunque il primo indicatore. Ricordatevi che nell'ambito della lettura del test l'elenco deve essere valorizzato, cioè il fatto che produzione di energia sia al primo posto, infiammazione e stress ossidativo al secondo, bisogna dargli il giusto valore. Allora, infiammazione e stress ossidativo. È chiaro che siamo di fronte a un piccolino che è infiammato, ma che allo stesso tempo sta subendo uno stress ossidativo. C'è di mezzo il sistema ormonale e c'è di mezzo il sistema cardiovascolare, come diceva ben prima Giorgio, visto non come cuore, diciamo come pensiamo noi, patologie cardiovascolari, ma come sistema cardiovascolare. C'è l'indicazione di una serie di alimenti, vedete, come riepilogo di interferenze elettromagnetiche da campi elettromagnetici disturbanti di questi alimenti, e comunque si affilia alle ciliegie, vedete qua c'è la ciliegia rossa, segnalata che il piccolino ha manifestato ultimamente crisi anche nell'assunzione, va bene, della ciliegia insieme all'anguria. Puoi scorrere giù gentilmente? Ok, come indicatori, al primo posto acidi grassi essenziali. Acidi grassi essenziali che sono degli importanti componenti della pelle. È chiaro che l'acido arachidonico non siamo a livello di importanza degli acidi dell'acido linoleico, dell'alfa linoleico e anche soprattutto dell'acido linoleico omega 6, ma certamente anche una carenza di acido arachidonico può predisporre a un discorso dermatitico, come anche il DHA comunque entra in gioco in alcune regolazioni di problematiche di tipo non solo chiaramente collegate alla pelle, ma anche collegate al meccanismo di regolazione delle membrane cellulari. E poi il secondo indicatore che ci viene dato è un indicatore importante, sostanze chimiche e idrocarburi. Quindi nel piccolino ci sono queste sostanze chimiche. Dobbiamo andare a capire chi è che sta combattendo contro queste sostanze chimiche. Perché se il bambino sta manifestando delle reazioni di tipo iperergico, no? Probabilmente c'è un conflitto cronico che sta impegnando la produzione e la liberazione di qualche mediatore importante, che è quello dell'allergia, che conosciamo col nome di istamina. E probabilmente quello che dobbiamo andare a cercare nel test è anche una serie di indicatori che ci orientano verso l'attività di qualche sostanza che in qualche maniera attiva o comunque depura l'istamina. E se andiamo a vedere i minerali, ci vengono indicati dei minerali interessanti. Il manganese è il minerale dell'allergia, della diatesi allergica. Il rame è un cofattore importante della diamminossidasi, del DAO. Insieme alla B6, allo zinco e alla vitamina C, che è indicata sotto, questo enzima, conosciuto anche come, io che sono internista, come istaminasi, no? È un enzima, il DAO, che viene prodotto
nel duodeno principalmente, ma che ha anche una produzione secondaria a livello epatico e a livello renale. E quindi noi possiamo pensare che in questo piccolino questo enzima sia un po' inceppato, e quindi stiamo probabilmente avendo problematiche di iperistaminergia collegate a una crisi connettivale? E chi ci indica come indicatore, per esempio, che ci può essere una matrice, un connettivo che sta lavorando? Perché questo bambino, man mano che andiamo avanti, abbiamo capito che è sbilanciato, no? Man mano che andiamo avanti, no? Sta manifestando sempre più sindromi iperergiche, sindromi da iperreattività. E abbiamo come indicatore del connettivo il rame stesso, che è importante per la sintesi del collagene, lo stesso manganese, l'alisina. L'alisina è un importante indicatore di produzione di collagene e quindi è utilizzato in molti prodotti che vanno a proteggere anche il tessuto connettivo. Ma considerate che noi abbiamo anche una problematica, avete visto all'inizio, di stress ossidativo, quindi infiammazione e stress ossidativo. Quindi andare a valorizzare anche, che cosa? Altri indicatori, come vedete per esempio nell'ambito degli antiossidanti, la linea dell'acido alfa-lipoico e del coenzima Q10 ci orientano verso un mitocondrio che sta un pochettino in crisi. E quando c'è un mitocondrio in crisi, dobbiamo pensare che c'è un difetto nella capacità di autoregolazione di un sistema, soprattutto quando parliamo di connettivo. È importante considerare che la reattività connettivale viene collegata anche a delle componenti di tipo solforato, che qui in questo test vengono indicati soprattutto da un aminoacido come l'istidina e anche dallo stesso acido alfa-lipoico che comunque appartiene alla linea dei tiori. Quindi già leggendo questa prima pagina, già abbiamo un supporto su una problematica seria, cioè stiamo parlando di un bambino di 11 anni a cui la mamma, no, sta chiedendo aiuto, perché questo bambino, iniziando a mangiare la frutta, no, qualcosa di, fra virgolette, benefico, no, che dovrebbe portare beneficio, sta manifestando una particolare sindrome iperergica. Quindi come lo possiamo aiutare? Andiamo a vedere, per esempio, se ci sono altri indicatori a pagina 4, perché è importante vedere a pagina 4, come vedete, accanto a produzione di energia, infiammazione stress ossidativo, poi sistema ormonale e sistema cardiovascolare, considerate che vengono indicati intestino e sistema immunitario. Quindi sicuramente, se vai nella pagina successiva, Giorgio, dobbiamo andare a capire che cosa è successo nel più profondo sistema di regolazione immunologico che abbiamo e che nei bambini è molto lesionato, che è la barriera intestinale. Qui vedete come il valore più alto, 23, vedete 24, 24 sta nello stress ossidativo, quindi vitamina C, e sappiamo il ruolo importante, avete visto, la vitamina C insieme al rame è un induttore dell'istaminasi. La vitamina C ha una grossa importanza anche nella strutturazione del tessuto connettivo. Allo stesso tempo c'è l'indicazione di flavonoidi. Quindi quando parlava prima di cardiovascolare, sicuramente in questo caso c'è anche un difetto di micro ossigenazione del circolo. Quindi considerando che c'è anche di mezzo il coenzima Q10. Quindi partiamo dalla cellula del piccolino, per andare poi ai grandi sistemi di regolazione, e quindi vedete sistema cardiovascolare, infiammazione, stress ossidativo e produzione di energia, no? Per passare poi a una componente importante. Prima Giorgio parlava dell'inquinamento elettromagnetico, ma vedete che valore hanno le sostanze chimiche? Ricordatevi che le sostanze chimiche, come ben ci insegna e come ben scrive anche la dottoressa Simona Nava nel suo bellissimo libro che ho letto da poco, I miei primi 1000 giorni, praticamente le sostanze chimiche sono imputate di danni epigenetici,
Qua siamo di fronte a un bambino che ha un disordine immunologico di base, è un bambino che ha una dermatite atopica accanto a un'infezione da mollusco contagioso. Quindi, diciamo, siamo di fronte a un disordine immunologico, dove probabilmente gioca un ruolo importante anche un'iperattivazione istaminergica, che è molto tipica di molti intestini ed è molto tipica di molte reazioni dei connettivi, quando di fronte a una leaky gut syndrome, a una sindrome di intestino a colabrodo, praticamente il tessuto, diciamo, sottoepiteliale, che è molto intenso nella barriera intestinale, si attiva con reazioni che non solo riguardano l'attivazione immunologica che abbiamo visto prima, TH1, TH2, ma anche la liberazione di istamina come profondo difensore, come una sorta di proinfiammatorio che serve a diluire e a, diciamo, staccare, allontanare le sostanze tossiche. Quindi il lavoro che va fatto in questo piccolino è quello anche, chiaramente, di fare un lavoro di drenaggio, di pulizia da queste sostanze chimiche. Se andiamo a vedere bene nella successiva pagina, Giorgio, se metti quella dell'intestino, vedete? Abbiamo un valore 23 totale, con un valore di 7 per quanto riguarda elettrosensibilità e sostanze chimiche, quindi chiaramente le sostanze chimiche e idrocarburi sono presenti nella barriera intestinale. In più, come indicatori abbiamo il molibdeno, che è un indicatore molto presente quando si tratta di detossificare il corpo e che quindi va in carenza e quindi ci dice che c'è un inceppo nella capacità biologica di liberare il nostro corpo da sostanze chimiche. Poi vengono indicati altri due marcatori, che sono l'istidina, e vi ho detto prima l'importanza. Beh, l'istidina è comunque una molecola che nel suo metabolismo ha a che fare col metabolismo delle parti solforate, quindi dove c'è zolfo, ricordatevi, dove c'è zolfo c'è connettivo e comunque siamo sempre nell'ambito di una reazione iperattiva, così iperergica del sistema, così come lo stesso acido alfa-lipoico che abbiamo visto prima è un indicatore importante per quanto riguarda l'inceppo epatico, perché ricordatevi che l'enzima DAO viene prodotto, no, molto nel duodeno, ma anche una produzione epatica. E quindi se abbiamo un inceppo epatico accanto a una problematica di tipo duodenale, che può essere anche collegata, io in questo caso per esempio, anche se non sono stati, diciamo, riconosciuti, perché ci sono tante cose da vedere, probabilmente, ecco, uno studio per esempio dei virus erpetici o dei virus, me ne andrei a fare soprattutto chiedendo al paziente o alla paziente se ha avuto nella sua storia qualche contatto con i virus della famiglia erpetica, perché comunque bisogna andare a capire anche qual è stato l'innesco, ma l'innesco possono essere anche gli stessi fattori epigenetici che hanno generato poi tutta questa problematica integrata a partire già dalla fase di concepimento. Per cui, diciamo, ancora più importante è andare a valorizzare tutta questa rete di dati e chiaramente portarci in una condizione di aiuto dove tra gli aiuti da dare al ragazzo c'è sicuramente la possibilità di intervenire a più livelli, sia nella regolazione istaminica, sia nella disintossicazione da sostanze chimiche, sia nei meccanismi di depurazione cellulare attraverso un miglioramento dell'attività anche del mitocondrio e di riduzione dello stress ossidativo. Sicuramente si può fare molto in questi ragazzi. Io ho tanti casi clinici così risolti. Chiaramente nei ragazzi si può lavorare a più livelli e certamente la nutrizione, che viene anche indicata qui da alcuni alimenti, deve essere orientata verso anche una fase di riduzione dei cibi istaminici e dei cibi istaminoliberatori, perché questo ragazzo sta avendo delle crisi importanti con degli alimenti. Avendo 11 anni, chiaramente noi come operatori sanitari, come medici, possiamo tranquillamente consigliare
ai genitori di fare dei test allergici, perché questi comunque si fanno, perché non si esclude a nessuno quella parte di medicina che può essere utile. Chiaramente si fanno fare degli esami dove si vanno a vedere anche le IgE, si vanno a vedere tanti altri aspetti, ma sicuramente il bulbo può essere un test di aiuto che già ci può orientare sulla modulazione di una serie di fattori che intervengono su quei livelli segnalati dall'algoritmo: al primo posto produzione di energia, al secondo posto infiammazione e stress ossidativo, e poi tutto il resto via via seguendo, e quindi abbiamo una serie di componenti su cui agire, mettendo chiaramente al centro sempre l'aspetto nutrizionale e chiaramente coadiuvando tutta questa rete di informazioni con degli esami di laboratorio che io opportunatamente farei fare, perché stiamo parlando di un ragazzo di 11 anni che sicuramente la dottoressa Ciani avrà fatto già fare. Noi non abbiamo niente in possesso, però chiaramente di fronte a un caso clinico del genere, che addirittura arriva a, diciamo, strozzarsi quando mangia dei frutti, siamo di fronte a una iperattivazione istaminergica che ha bypassato il meccanismo di tolleranza orale, e quindi sicuramente c'è una crisi nell'ambito della tolleranza, e quindi questa crisi nell'ambito della tolleranza va gestita migliorando la qualità, diciamo, di produzione energetica cellulare, ma allo stesso tempo aiutando i sistemi che sono in difficoltà a depurarsi. Vedete soprattutto il ruolo del fegato e del fegato biliare in questo caso, no? E lavorando anche sulla regolazione di un enzima così potente come la diaminossidasi, soprattutto anche attraverso un intervento diretto con oligoelementi e anche con vitamine. Io consiglierei in questo caso il manganese, che è il minerale, sapete, diatesico, antiallergico per eccellenza, il rame e soprattutto la vitamina C. Poi chiaramente fare un lavoro sulla barriera intestinale, questo potrebbe essere utile, un lavoro sull'alimentazione, e tenendo presente poi, chiaramente, se dai test allergici escono fuori anche altri alimenti, fare delle diete eliminazione con progressiva rotazione e successivo ripristino dei cibi. Cioè, man mano che migliora il sistema biologico nella sua reattività, questi pazienti possono essere recuperati. Ho avuto tanti casi di questo tipo, perché io lavoro da tanti anni in questo ambito immunologico, e vi garantisco che molti di questi casi possono essere recuperati, perché ormai l'istamina sta diventando una molecola molto attivabile, ci sono tantissimi fattori. Noi attraverso il test del bulbo possiamo intervenire su dei cofattori che ne regolano e ne modulano l'attività, sia attraverso l'intervento sul cibo, sia attraverso l'intervento su degli enzimi come la DAO, e sia attraverso un intervento sul connettivo, perché un connettivo più depurato, un asse anche di immunoregolazione TH1-TH2 più stabile, certamente può portare notevoli vantaggi nella gestione di questi casi clinici, tenendo presente chiaramente che qua stiamo parlando di un giovane di 11 anni, di un ragazzo di 11 anni, a cui è stato ritrovato come fattore epigenetico un inquinamento da sostanze chimiche. E quindi queste sostanze chimiche bisogna capire poi il corpo come le deve smaltire, e anche lì l'intervento con dei rimedi. Io uso soprattutto rimedi omeopatici in questo caso, però si possono usare anche altri tipi di rimedi per poter andare a lavorare su un meccanismo di disintossicazione che diventa cooperante con tutto il resto che vi ho descritto prima. Se vogliamo andare avanti a vedere qualche altra pagina di questo test, vedete, non c'erano interferenze nell'ambito degli oligoelementi. Vedete, c'è segnalato anche il boro, e chiaramente il boro come lo dovete considerare in questo caso? E chiaramente il boro lo dovete considerare come un minerale che in qualche maniera contribuisce anch'esso al benessere del tessuto connettivo. È l'unica interpretazione, non gli potete dare un'idea solo, diciamo, collegata al metabolismo
anche ormonale, si potrebbe anche pensare a una sorta di inversione paratiroidea, però parliamo di un ragazzino di 11 anni e quindi io punterei di più sulla gestione della reattività della matrice del tessuto connettivo. Poi se andiamo avanti, vabbè, abbiamo parlato dell'acido arachidonico, dell'importanza, e poi degli antiossidanti, beh, vorrei dire, parliamo di antiossidanti importantissimi, no? Vedete, flavonoidi, la vitamina C, l'acido lipoico, ne abbiamo parlato prima. Anche perché, no, la vitamina C è molto importante nella reazione allergica. Assolutamente. No? È fondamentale. Ma anche, l'abbiamo visto, la vitamina C insieme alla B6, al rame e allo zinco, sono gli attivatori di aminossidasi, come ben dice il grande Marcus Stanton, no? Quando parla dell'importanza di questo enzima nella regolazione dell'istamina, perché stanno diventando sempre di più le persone che hanno problematiche con istamina. Io ieri sera ho soccorso un amico di famiglia che è un commercialista, 46 anni, ha avuto un grave shock anafilattico, abbiamo dovuto fare flebocorti, endovena e trimeton, e ha avuto, mentre mangiava, tonno rosso, beh, considerate ricco di istamina, e quindi anche lui ora lo sottoporrò al bulbo, perché sicuramente lui viene da un forte stress, perché ha fatto campagna elettorale nella mia città, non c'è riuscito, vabbè, diciamo più fattori, è andato un po' in eccesso di stress. Ricordatevi che il cortisolo a basse dosi stimola il TH1, ad alte dosi stimola il TH2, e quindi diciamo quando c'è uno stress ipercortisolemico, e questo ragazzo si vedeva che era in preda proprio a questo cortisolismo, chiaramente è facile che in soggetti predisposti si possano registrare anche queste crisi. Degli aminoacidi vedete anche la lisina, il ruolo abbiamo visto della lisina. L'ornitina è un modulatore del GH e quindi dobbiamo pensare anche fondamentalmente, ricordate, il test del bulbo è un test funzionale e quindi ha una sorta di difetto anabolico di sto giovanotto nel tentativo di riparare lo stress infiammatorio cronico e la crisi connettivale che sta vivendo. Va bene, quindi probabilmente anche questa può essere un'indicazione. Se vai avanti, vedete, beh, queste sono da togliere. In un ragazzo di 11 anni vanno tolte. Pensa magari li detersivi, sostanze chimiche. Può essere qualsiasi sostanza chimica, voglio dire, possiamo andare. I disinfettanti, la città stessa dove vive. Dove vivi, nella casa, l'inquinamento domestico. Anche, voglio dire, stare molto attento. Nelle scuole, Giorgio, nelle scuole spesso capita che porti i bambini mentre la bidella ha versato già mezzo litro di veina, capito? E subito dopo fanno sedere sti bambini, capito? Cioè il problema è poi come reagisce il sistema, anche una memoria che probabilmente, come dice la dottoressa Nava, se viene stratificata epigeneticamente già nell'embrione, trova un sistema che è molto più pronto a reagire quando poi durante la vita va incontro quel sistema di nuovo a quel tipo di sostanza. Capito? Quindi sicuramente poi andrebbero fatti degli esami, bisognerebbe vedere le IgE, bisogna andare a vedere gli eosinofili, bisogna andare a vedere tutte le reattività allergiche, bisogna andare a fare un po' di esami, cioè comunque gli esami, si potrebbero fare anche degli esami di allergia. E quindi, poi questo è un elenco di cibi e di alimenti che potete consigliare, però tenete presente sempre l'aspetto prioritario chiaramente dell'istaminergia del giovanotto, voglio dire, quindi direi che a basso carico istaminergico, no? Bisognerebbe partire da lì, no? Magari poi considerate che l'istamina è un importante modulatore anche infiammatorio in molte malattie del neurosviluppo dei bambini. Magari poi ti chiameranno e gli darai magari. No, l'elenco, vabbè, ma l'elenco dei cibi istaminici, dei cibi a basso tenore di istamina, voglio dire, ce ne sono tanti, voglio dire, i cibi istaminoliberatori veramente sono tantissimi, quindi voglio dire, andiamo da
da cibi di consumo quotidiano, per cui vorrei dire parliamo lo stesso vino, no? Penso che Guido condivide, no? Cioè, ormai l'istamina sta dappertutto. Insomma, alla fine, pensate, però le fragole, l'ananas, voglio dire, gli agrumi, il cioccolato, i funghi, i pomodori, dai, le noci, le nocciole, le mandorle, gli anacardi, alcuni tipi di pesce, soprattutto il pesce azzurro, il tonno. Avete visto ieri sera quel signore che mi ha chiamato la vicina di casa? 47 anni, si stava strozzando, abbiamo chiamato il 118, io per fortuna avevo del flebocorti. Poi il cioccolato, i crostacei, no? Ce ne sono tanti. I salumi, gli insaccati, sono ricchi, no? E quindi considerate, ce ne sono, gli elenchi li trovate. Certamente le diete istaminiche, io sono 25 anni che mi occupo di questo settore, vi garantisco che di diete istaminiche ne faccio tantissime. Anche perché il mediatore tipo dell'istaminergia sono i parassiti, ma gli stessi metalli tossici attivano spesso il TH2. E quindi chiaramente quando fate per esempio una desensibilizzazione da nickel, dovete considerare non solo tutti gli alimenti col nickel, ma dovete considerare che il nickel come risposta attiva l'istamina. Capito? Quindi se trovate pazienti che un domani troverete pazienti con metallismo e con nickel sensitivity, è chiaro che da un lato dovete cercare di ridurre l'utilizzo di alimenti con nickel, ma poi ci sono anche tutti gli alimenti istaminici da tenere in considerazione. Per cui la vera regola è una regola immunologica, che io la chiamo la regola dei 28 giorni del ciclo lunare. Cioè si fa una astensione per un mese bene, e poi con un'altra regola gastroenterologica che si chiama la regola dei 3 giorni, iniziate piano piano, man mano che avete drenato, depurato, attivato degli enzimi, avete migliorato la qualità biologica di quel sistema attraverso un miglioramento della produzione energetica. Non trascurate il mitocondrio. Non trascurate il mitocondrio. Perché quando si trascura il mitocondrio, che praticamente permette un adeguato drenaggio cellulare, no? Perché se abbiamo una cellula ricca di acqua e ben idratata, vi garantisco che è difficile che avvengano tutti questi meccanismi. Purtroppo, quando abbiamo lì scritto infiammazione, stress ossidativo, e voi vi comprate una bella BIA e fate la BIA a tutti i pazienti che attraverso il bulbo vi vengono fuori infiammati e ossidati, vedrete che c'è un'inversione del rapporto fra acqua intracellulare e acqua extracellulare, seppure sono bambini. E quello spiega anche l'alterazione delle membrane cellulari. Per cui capite, il test del bulbo è come una bussola. Poi voi siete liberi di operare nei vostri campi come volete. Però è chiaro che ci vogliono delle direzioni. Perché come vedete, cioè, è facile pensare istamina, questo diventa allergico ai cibi, vado a lavorare sull'intestino. Ma qua abbiamo visto altro. Cioè dal test del bulbo qua abbiamo visto altro. Certo. Sì, si deve lavorare sull'intestino, ma non è una priorità, ce l'ha segnalato. La priorità è produzione di energia e stress ossidativo e infiammazione. E pensa all'MSM, lo zolfo. Sì, lo zolfo, vabbè, ma stava lo zolfo, hai visto, l'istidina, l'acido lipoico. Cioè lo zolfo è importante per il connettivo, Giorgio, sto ragazzo, la battaglia. Ecco perché poi è importante anche nell'indicazione che andremo a dare nella scheda che vi proporremo, anche se conoscete le costituzioni, è anche orientativo, perché se sto giovanotto è un sanguigno sulfurico di quelli iperreattivi, ancora di più si spiega questa iperattività, no? Al di là del fatto che noi comunque lo dobbiamo aiutare rispetto ai dati che ci vengono dal bulbo, e non sono pochi, cioè vitamina C, rame, manganese, il lavoro sul connettivo, il lavoro sulla barriera intestinale, il lavoro sui cibi staminergici. Avete detto niente. La medicina ufficiale che cosa farebbe in questo caso? Un po' di cortisone. Bravo. Cortisone e antistaminico a vita, che fa tutto il lavoro contrario. Lo potete usare l'antistaminico in acuto, ha un senso, ma in cronico, in questo caso, non ci va a risolvere il problema, anzi, creando quella che si chiama fase di gel,
no, nel connettivo, ancora di più cronicizza la problematica, per cui questi rischiano poi di diventare allergici a tutto. Stiamo preparando il terreno verso quelle che poi sono le forme che stiamo vedendo sempre più, come per esempio le sensibilità chimiche multiple e tutte quelle patologie in cui stiamo sempre più vivendo persone e situazioni che aumentano queste reattività allergiche in età e in momenti della loro vita dove solitamente non ci dovrebbe essere l'allergia. Quando io mi sono laureato quasi 30 anni fa, e io stavo in medicina interna più di 30 anni fa, vi garantisco che quando parlavamo di allergia si parlava di patologie giovanili, non di patologie della terza o addirittura della quarta età. Quindi certamente attraverso S-Drive noi abbiamo anche stasera dimostrato come possiamo avere una serie di informazioni e poi a ogni sarto il compito di costruire il vestito a misura del paziente. Perché alla fine, questa è la bellezza dell'S-Drive, che vi permette di non perdere la vostra individualità, non vi detta protocolli, vi orienta, non vi esclude altri esami. Uno vuole fare il test microbiota, vuole fare quello che vuole fare, fa, però S-Drive non vi esclude niente. Anzi, la cosa interessante, Bartolo, è questa, no? Che proprio S-Drive qui ci fa capire che fa delle domande al corpo, e il corpo risponde, e quello che noi vediamo nel report è quello che sta danneggiando oppure che ha bisogno quella persona per riequilibrarsi. Eh sì, per esempio c'è l'indicatore lisina. Abbiamo usato la lisina, no, durante il Covid. Perché? Come mai? L'antivirale. Eh sì, ma il principio qual è? È quello di stabilizzatore del tessuto connettivo, perché è uno dei più potenti aminoacidi nella sintesi del collagene, e il collagene e quindi chiaramente sappiamo bene che un connettivo instabile, la prima cosa che fa, e questo l'abbiamo spiegato bene nelle scuole di alta formazione che abbiamo fatto, attiva l'asse HPA, l'asse fra l'ipotalamo, l'ipofisi e il surrene. Quindi un connettivo destabilizzato, la prima cosa che fa è che si difende, e quindi attivando quest'asse fa produrre cortisolo per cercare di continuare a reggere l'impatto con l'invasione di tipo istaminergico che sta avvenendo nell'organismo. Ma questo che cosa determina? Determina sempre più problematiche. Perché da un lato sbilancia il TH1, che in questo ragazzo è già sbilanciato nel momento in cui ha manifestato la malattia virologica che ha descritto la mamma, il mollusco. E allo stesso tempo però è un ragazzo che è partito con una dermatite atopica, senza trascurare l'importanza degli acidi grassi essenziali che dovremmo integrare. Io ho un ultimo caso di una studentessa di medicina di 20 anni che ho visto a Milano, poi casomai qualche altra occasione vi porterò quel caso clinico, che la mamma era con noi, Giorgio, il 18 marzo che abbiamo fatto il congresso a Milano, quando abbiamo fatto quel bel congresso a Milano. La mamma era lì, era una delle spettatrici, ha portato questa ragazza che dall'età di 15 anni aveva una grave dermatite, e non ci credono, è successo il miracolo, ma non è un miracolo. Abbiamo fatto il bulbo nel mio studio su di Arese, e nel giro di un mese la ragazza di 21 anni, fortemente stressata, perché è una ragazza bravissima, una studentessa di quelle potenti, che studia medicina, che prende 30 dappertutto, è bravissima, però il test aveva detto, vedi che sì, fortemente stressata e c'è qualche carenza di acidi grassi. E con tre fesserie io le ho messe a posto la sua pelle. È chiaro che il test del bulbo ci dà tante risorse, e quelle dell'inquinamento elettromagnetico di cui parlavo Giorgio, è proprio uno dei casi clinici che ti ho inviato, Giorgio, per stasera, parla proprio di questo, dell'importanza per esempio della gestione dell'inquinamento indoor, dell'inquinamento domestico. E io in uno di questi casi che io ti ho inviato, se tu lo vuoi mettere, c'è molto di quello che può dare il bulbo, allo stesso tempo c'è anche molto di quello che non fa per questi pazienti la medicina ufficiale. Se vuoi, Giorgio, ti dico il nome, si chiama Giuditta Moro, è un ingegnere di 42 anni, è un ingegnere elettrico, quindi... Io le ho parlato di inquinamento elettromagnetico,
è di una città splendida della Puglia, si chiama Ostuni, la città bianca. Beh, chi di voi non l'ha visitata, anche la mia Monopoli, approfittate. La Puglia non è solo Salento, c'è un'altra bellissima zona, quella del mio territorio, dove fra Monopoli, Alberobello, Polignano, Ostuni e la Valle d'Itria vi passate una bella settimana anche di mare e di spiagge piacevoli. Al di là di questa pubblicità, era per dire che questa signora si è presentata allo nel mio studio con come caso disperato. Lei è la mia ultima spiaggia, sono già stato da tanti medici, sono stato anche da tanti omeopati, nessuno mi ha trovato un problema. Io ora ho tantissimi sintomi, non ve li elenco perché se prendete tutta la medicina interna, aveva tutti lei i sintomi, questa signora. E praticamente ho eseguito il test del bulbo, ora vediamo se Giorgio me lo mette. Dovrebbe essere questo qua, bravissimo Giuditta Moro. Vai sopra così vedo anche la data, Giorgio. No, scusa, vedo la data che non ricordo, però l'ho fatto ad aprile sicuramente, recente, un po' più sotto, vediamo. 17.8, no, e non è questo. No, è il prossimo report, no, e quindi l'ho fatta ad aprile, 17, no, o maggio, se dopo 3 mesi. Se vai sopra, vabbè, comunque questo è il periodo, sarà un mesetto e mezzo che si sta curando. Se andiamo a vedere il riepilogo... No, l'hai fatta il 19 maggio. 19 maggio, sì, Giorgio, volevo dire un mesetto, mi ricordo, più o meno. Okay. Io stamattina mi sono sentito con la signora che sta andando molto meglio. Questa aveva un gravissimo reflusso, gravissimi sintomi respiratori, una tosse che non la lasciava libera. Cioè, poveretta, questa aveva una tosse, quando è stata in studio da me non è stato un secondo senza tossire. Poi stava male, come tipologia è una tipologia magra, giovane, 42enne, si vedeva fortemente stressata, ingegnere, realizzata nella vita, con 2 figli, un bravo marito, che però ha peggiorato la sua situazione clinica da quando, dalla città di Ostuni. Ostuni ha delle belle campagne, è andata a vivere in una zona ricca di campi geopatici, io la conosco, fra Ostuni, quella è una zona particolare, la Valle d'Itria, praticamente è andata a vivere in questa zona. E da allora i suoi sintomi sono peggiorati. Nonostante avesse già consultato diversi medici, fra chiaramente internisti, pneumologi, gastroenterologi, chiaramente dal bulbo, vedete, sono uscite fuori queste priorità. Cioè al primo posto, intestino. Ebbene, cioè non aveva un sintomo intestinale, però al primo posto è venuto intestino. Poi sistema cardiovascolare, poi produzione di energia, questa benedetta energia, e poi sintesi proteica. Andiamo a vedere, Giorgio, che cosa viene fuori giù fra gli indicatori. Guardate. Allora, antiossidanti, superossido dismutasi, sulforafano, antocianidina e fitoestrogeni. Poi vitamine, betaina, B12, B2 e D3, inquinamento elettromagnetico, da campi elettromagnetici. Poi aminoacidi come arginina, lisina, istidina e citrullina, metalli tossici. Ma ora non mi soffermo su questo. Se andiamo a vedere nella pagina, Giorgio, del sistema immunitario, passando dalla pagina 4, nella pagina 4 vedi, viene indicato anche come ulteriore indicatore il sistema immunitario. Andiamo a pagina 5 e a pagina 5 vedi che valore viene sotto. Viene sotto un valore, no, di 25 fra intestino, sistema cardiovascolare e produzione di energia, e di 22 fra metalli tossici ed elettrosensibilità. Ma soprattutto compare il valore 10 virus. Considerate che la signora è arrivata da me anche con trattamenti psicofarmacologici, perché ormai era stata etichettata come psicosomatica. Andiamo avanti, Giorgio, andiamo a vedere nella barriera intestinale. Nella barriera intestinale, andate a vedere, ci sono metalli tossici e virus, vedete, ancora indicati, e c'è un valore
18 fra i diversi indicatori. Istidina, sulforafano, betaina. Ricordate, quando c'è betaina fra gli indicatori di supporto, dovete pensare a un'alterata funzione biliare o bilio-pancreatica. Superossido di smutasi. Quindi vedete, delle sostanze importantissime collegate alla barriera intestinale. Quindi era in forte stress ossidativo la barriera intestinale. Da che? Da metalli tossici e da virus. Cavolo. E dico io, signora, ma ti hanno mai parlato di virus di Epstein-Barr? Sì, dottore, mi hanno fatto fare il complesso TORC. Il complesso TORC sono le immunoglobuline per la toxoplasmosi, la rosolia, il citomegalovirus e l'herpes. E io mi accorgo di un dato. Anticorpi IgG, anticitomegalovirus, maggiori di 500. Valore limite delle IgG fino a 1. Allora io le chiedo, ho detto, signora, ma questo è stato visto anche da colleghi omeopati, visto che lei mi aveva detto che era stata già da omeopati. Sì, sì, però hanno detto, tranquilla, questa è una vecchia infezione, quindi non è stato dato il valore, ma nel polimorfismo, nella poliedricità dei sintomi della signora, non era stato dato valore neanche alla presenza di eventuali metalli, così non era stato dato valore neanche al condizionamento di un inquinamento elettromagnetico, considerando che nella storia della signora c'era stato un passaggio importante da una casa di città a una casa di campagna che aveva peggiorato i sintomi. L'indicazione è seguire un esame veloce, e la signora era tanto, diciamo, contenta di aver scoperto qualcosa, perché fino ad allora tutti gli esami che aveva fatto non era risultato niente. Per tutti i medici che l'avevano vista, e parliamo di una storia clinica, di una paziente di 15 anni di storia clinica, cioè questi sintomi sono iniziati a 27 anni. E praticamente, attraverso proprio l'interpretazione del bulbo, se andiamo avanti, Giorgio, nelle altre varie pagine, no, vai avanti, perché il supporto intestinale, abbiamo visto l'importanza, la valenza intestinale in ambito, vedete anche a livello cardiocircolatorio, arginina e citrullina, quindi con le antocianidine, con la betaina, quindi c'è una crisi ipossica del sistema, perché arginina e citrullina sono importanti per la gestione, per esempio, della produzione, per la sintesi di ossido nitrico. Superossido di smutasi, poi. Certo, la superossido di smutasi. È la betaina, e la betaina e le antocianidine. Cioè, abbiamo veramente una situazione compromessa a livello di gestione del circolo, in questa situazione. E quindi va aiutata questa persona, assolutamente. Poi, se andiamo a vedere avanti, vai avanti, Giorgio, per quanto riguarda altri fattori su cui ho lavorato, perché il sintomo che è scomparso velocemente, sapete qual è? La tosse. Anche qui, vedete, ci sono fonti di inquinamento elettromagnetico. Poi vi dico, la signora è riuscita, tramite un amico ingegnere, a fare una valutazione indoor, e sono stati trovati nel proprio domicilio un sacco di fonti di inquinamento elettromagnetico, su cui la signora già ci sta lavorando insieme a questo ingegnere, che è di un paese che si chiama Grottaglie, che è un ingegnere che da tanti anni si occupa di questo. Vai avanti. Avanti. Avanti, Giorgio. Le vitamine, come indicatori di vitamine, avete la vitamina D3, la betaina, la vitamina B12, e la vitamina B2. Anche in ambito di queste attivazioni, chiaramente dovete pensare, abbiamo visto prima la funzione della betaina, e chiaramente la funzione delle altre, quindi anche qui un sistema che c'è un metabolismo intermedio che è un pochettino interrotto. Stiamo parlando anche di vitamine epatotrope, e non solo neurotrope, e molte di queste hanno anche un'azione sul metabolismo. E poi la vitamina D3,
che nonostante dai dati di laboratorio risultasse più o meno ai limiti intorno ai 30, io le ho consigliato di continuare a prendere perché il processo infiammatorio in atto era un processo molto intenso. Quando abbiamo avuto il riscontro che accanto all'omocisteina viene chiesta, praticamente era normale. L'omocisteina era normale, però era una paziente predisposta con genetica per in omozigosi per MTHFR. Quindi comunque era una persona molto attenta, cioè una persona che si curava, prendeva un sacco di integratori, è stata da un sacco di medici, ma ha portato un fardello così. Però quello che vi voglio far capire è proprio il lavoro che abbiamo fatto sull'infiammazione silente cronica. Perché io le ho fatto fare anche il dosaggio, vai avanti Giorgio, questa pagina, andiamo a vedere gli acidi grassi, gli ho fatto fare il dosaggio degli anticorpi e anche è uscita fuori un'attivazione dell'Epstein-Barr e dello zoster. Quindi aveva attivato, lei era una trivaccinata, aveva dovuto, perché faceva la professoressa a scuola, aveva dovuto vaccinarsi, gli antiossidanti ne abbiamo parlato prima, gli aminoacidi, no, gli acidi grassi, Giorgio, puoi passare, puoi andare indietro? Gli acidi grassi essenziali. E quindi erano come indicazione normali. Se vai avanti, la pagina degli inquinanti devi andare. Dell'indicatore di stress ambientale, guardate che situazione di metalli aveva. Mamma mia. Mai nessuno in quella tosse cronica, in quel reflusso, aveva pensato all'importanza del metallismo con azione di tipo neurodistonica, no? Con un'azione di tipo neurodistonica sulla componente, no? Dei plessi di regolazione. Se pensate ai plessi mediastinici o al plesso celiaco, chiaramente molti di questi sintomi stanno migliorando perché finalmente la signora è passata a, diciamo, gestire anche un meccanismo di disintossicazione e di drenaggio abbastanza complesso accanto a uno stimolo, diciamo, di protezione antiossidante cellulare e soprattutto attraverso la chelazione, attraverso anche, io volevo fargli, vi dico anche delle fleboclisi, soprattutto in una prima fase, però lei non ha voluto perché vivendo in campagna era difficoltoso, purtroppo non è tanto il problema delle flebo, è quando soprattutto la gestione domiciliare, che ci sono infermieri che si spaventano a fare queste flebo di antiossidanti, non so perché, voglio dire, vabbè. Però voglio dire, siamo arrivati lo stesso a un buon risultato. Questa signora ha lavorato e sta lavorando sulla chelazione, sulla post-virosi, sul drenaggio, sullo stesso ossidativo, sul bilanciamento anche nutrizionale, perché stiamo lavorando chiaramente anche sul discorso nutrizionale, perché quando troviamo metalli tossici dobbiamo anche andare a capire che tipo di metallo è, e io attraverso un test gli ho verificato che aveva sviluppato soprattutto una grave nickel sensitivity, che quindi migliorando l'apporto di cibi con basso contenuto di nickel, gli ho fatto acquistare anche pomodori da un mio amico che fa pomodori senza nickel, e quindi considerate che sta migliorando la sua reattività immunologica. La cosa strana è che, non dico la medicina ufficiale, che ci poteva arrivare al microbiota e a questo tipo di problematica, ma anche i medici omeopati non abbiano pensato a questi fattori in una gestione così cronica, perché immaginate, guardate, una tosse cronica prevede l'interessamento non solo del polmone, ma probabilmente anche del tessuto interstiziale polmonare e anche del tessuto linfonodale mediastinico. Quindi quando c'è un'attivazione di questo genere, voi dovete pensare che è un'attivazione virologica latente. La prima lettura che viene fatta è nel GALT, e il GALT è praticamente il tessuto linfoide collegato alla barriera intestinale, di cui le placche di Peyer, che sono ricchissime di linfociti B, no? Che quindi riconoscono
l'antigene, la parte immunogenica dell'antigene, praticamente si attivano quando entra un allergene o quando viene attivato, no? In questo caso il metallo. Che cosa fa il metallo? Il metallo attiva la risposta TH2. Un metallismo cronico indebolisce il TH1 e quindi se c'è una virosi attivata, automaticamente, no, abbiamo sempre più attivazione di questa postvirosi, di questa retrovirosi, e quindi chiaramente abbiamo un maggiore spostamento di linfociti attraverso il circolo, e il circolo è quello che prevede anche un collegamento col tessuto linfoide polmonare. Si parla di GALT, ma noi dobbiamo considerare il MALT, cioè il mucosa, la Society Lymphoid Tissue, dove c'è praticamente anche, soprattutto, abbiamo la parte, diciamo, del tessuto bronchiale associato e non solo quello. E beh, considerate che molte volte quando andiamo ad aggiustare la barriera intestinale migliorano i sintomi respiratori, migliora la tosse, migliora la dispnea, migliorano le asme bronchiali. Va bene, domanda era: perché fitoestrogeni in questa signora? Ormonale, no? E che c'è, è indotto, e comunque considerate anche ciò che sta succedendo a livello immunitario, non può essere solamente collegato a livello immunitario, cioè sicuramente una modifica di risposta anche biologica degli ormoni sessuali, ma questo è chiaro, perché i quattro assi di regolazione in questi tipi di soggetti dove interviene una disregolazione cronica, cioè parliamo di 15 anni di storia in un soggetto fosforico, in un soggetto molto reattivo, che manifesta tutti questi sintomi come una catena di allarmi che sono scattati in un'azienda e nessuno mai è andato a spegnere l'allarme giusto. Non che io l'abbia fatto, però il test ci ha orientato su tre problematiche: metallismo, problematiche con la postvirosi e inquinamento elettromagnetico. E non sono tre problematiche che sono tra di loro non collegate, anzi, sono molto empatiche. E quindi è chiaro che in questo soggetto abbiamo anche un disordine ormonale. Però, diciamo, l'indicazione principale sta nello stato infiammatorio cronico, che ha creato anche uno stato ipossico cronico. Infatti, uno dei sintomi che sta migliorando è la stanchezza. Sapete perché mi ha chiamato stamattina la signora? Non per dirmi che stava bene e comunque sta meglio, ma perché ha detto: dottore, visto che stai aiutando me, io ho un'amica che ha un caso simile al mio, la potresti vedere? Capito? Cioè, il discorso è questo, che comunque, cioè, questi pazienti sono pazienti ormai persi. Cioè, noi dobbiamo cercare proprio di usare la modalità con cui vuole intervenire questo test. È fatto bene prima Giorgio a far vedere medicina preventiva, prediventiva, partecipativa. Dobbiamo usarle prima. Noi che possiamo sapere dalla clinica, no? Che si può arrivare a tanto, noi oggi abbiamo una fortuna, uno strumento che semplicemente entra dentro la cellula, va da dentro, fa la medicina che da dentro va verso fuori e non quella che da fuori va verso dentro, no? E ci permette di avere una rete di informazioni, una sorta di Google, no? Da cui apprendere una rete di informazioni e poter applicare poi queste informazioni con delle strategie che chiaramente devono essere strategie che devono avere una linea comune, quella del riequilibrio, quella della medicina fisiologica di regolazione, quella della, diciamo, disintossicazione, non quella della retossicità. È chiaro? Per cui io alla signora gli ho fatto sospendere, stava facendo 7.000 cure ayurvediche, perché alla fine una persona che è andata in giro per i medici poi si mette in mano anche di gente brava che comunque cerca di dargli del tutto e tutto senza risolvere niente, tanto la persona si accontenta. Vedete, una piccola traccia che però riportata su degli esami di laboratorio è impressionante. Quindi questo vi fa capire come abbiamo in mano
uno strumento veramente utile, uno strumento veramente, diciamo, orientante, che è un dispositivo che dobbiamo cercare sempre più di utilizzare con una visione anche, diciamo, futuribile, cioè quella di creare una sorta di linguaggio comune che ci possa permettere un domani veramente di aiutare tanta più gente possibile in maniera semplice, poco costosa, efficace e soprattutto sostanziale. E quindi questo è sicuramente un esempio che dimostra come in una persona che mi è arrivata con un fardello così è bastato vedere un gruppo di pagine così per poter ridare degli orientamenti che tutti gli altri medici, stiamo parlando di un ingegnere, di una persona molto sveglia, che la prima settimana mi ha chiamato 10 volte, perché non è solo prendersi in carico il paziente e poi gestirlo. E quando sono queste problematiche, io prima di venire qua ho ricevuto una telefonata di una paziente della dottoressa Di Luzio di Pescara. La dottoressa Di Luzio è una nostra docente della scuola di alta formazione, si occupa del cuore energetico, Silvia, però lei dice: Bartolo, quando sono casi difficilissimi li mando a te. Mi ha mandato questa ragazza di Silvi Marina, di 40 anni, che era stata distrutta dopo la terza dose di vaccino. Abbiamo iniziato la cura l'11 maggio, stasera la ragazza mi ha chiamato per ricordarmi due cose. La prima, che non le avevo mandato l'IBAN per ricevere i soldi, quindi immaginate che sono spesso, neanche i soldi della vista mi sono preso. La seconda è stata per dire: dottore, ma è normale che dopo un mese mi è scomparsa la psoriasi? Attraverso il test del bulbo abbiamo scoperto una serie di fattori, tra cui anche una riattivazione in questo caso, e d'altronde era stato il vaccino, ma poteva essere un metallismo, poteva essere un'intossicazione da sostanze chimiche, poteva essere una parassitosi, una candidosi, poteva essere l'insieme di più cose. Però la cosa bella è che questa signora di 40 anni ora gioisce perché ha trovato una soluzione, e quindi noi dobbiamo proprio orientarci verso questo desiderio di tanti di ritrovare un po' di pace. Ogni essere umano ne ha pieno diritto. Se vuoi, Giorgio, possiamo tranquillamente... Andiamo all'altro caso? Sì, mi fai vedere quello di un architetto che si chiama Annalisa Simone. Ok, un attimo. Perché solo. Questo è un altro caso che fa riflettere. Selene. Perché ti ho portato anche un caso di una bambina autistica, però di una bambina autistica toscana che sta avendo un netto miglioramento dal... Poi se rimane tempo lo guardiamo. Sì, però voglio dire, lo possiamo guardare in altro caso. Però era interessante questo caso di questo architetto. Fammi dire una cosa, l'importanza di iscriversi alla scuola di alta formazione a ottobre, perché stiamo facendo un programma straordinario sulla clinica. Veramente quest'anno devo dire che tu e Antonio avete fatto un lavoro incredibile. Io veramente sono ammirato da questo meraviglioso lavoro che avete fatto per dare questa formazione in questa scuola di alta formazione con tutti i docenti, insomma tutti insieme, veramente eccellenza. Quindi volevo ringraziarvi e volevo, insomma, invitare tutti, visto che i centri S-Drive hanno praticamente, pagano 100 euro a weekend una scuola di alta formazione di 16 ore a weekend, veramente no? Bartolo, sì. Di così non possiamo fare. Sì. E poi il 9-10 settembre, guai a chi manca, lo faccio più entrare a nessun tipo di formazione, lo escludiamo se non venite il 9-10 settembre a Bologna. Dai, ecco qua dunque questa tua paziente. Allora, questo architetto mi arriva in studio a marzo, quella sera un temporale, era l'ultima vista, mi chiama, era stata mia paziente 10 anni prima, mi chiama, era l'ultima visita e dice: dottor Allegrini, ho bisogno di lei perché sono 3 mesi che ho scariche diarroiche, ma importanti, sono dimagrita di 7 kg,
non ce la faccio più, ormai ho fatto tutte le visite gastroenterologiche e non mi hanno trovato niente, mi hanno dato dei rimedi, vabbè, i soliti rimedi che danno, e praticamente non era successo niente. Ok, dico io, vieni in studio, viene la sera, eravamo a marzo, quella sera, un temporale incredibile, praticamente, non c'era linea internet, quindi io non ho potuto fare il bulbo, quindi questo è il bulbo di controllo dopo 3 mesi. Ok? Questa signora stava avendo questo tipo di episodi dopo una virosi che ha avuto verso ottobre-novembre. Quindi io, non potendo fare il bulbo quella sera perché non avevo linea internet, gli ho fatto un test che faccio da tanti anni e gli ho dato una terapia. E sta signora, dopo una settimana, questa diarrea si è completamente risolta, migliorata nettamente. Chiaramente l'ultimo mese che succede? Il marito, parliamo di 2 persone, anche lui, diciamo, lui, il marito addirittura è un militare quadrivaccinato, presenta una forte manifestazione di tipo flebologico con un'attivazione dei linfonodi a livello inguinale, con una flebite importante. Insomma, la signora stava meglio, però mi chiama, dice: dottore, guardi, il mio intestino non è a posto. Dico: signora, appena potete, lei e suo marito venite e facciamo il test, perché certamente il suo intestino è migliorato, poi vi dirò che cosa le avevo scoperto, però diciamo si era ripristinato un po' qualche disturbetto, e quindi ho detto: vieni e facciamo il test. Questo è un test recente di qualche giorno fa. Vedete, al primo posto equilibrio microbico intestinale, secondo posto sintesi proteica, intestino sonno. Beh, dottore, non riesco più a dormire bene, perché da quando mio marito ha avuto questa problematica noi siamo spaventati, sa com'è tutto quello che si sente dire in giro con tutte le persone che stanno morendo e con tutte queste problematiche flebologiche, vascolari che stiamo avendo. Veramente spaventosa la gamba del marito, eh. Lui ha 45 anni, è un giovanotto di 1,90 m, e lei 42 anni, una bella signora, architetto di un paese vicino al mio che si chiama Conversano. Se vai giù, Giorgio, al di là dei cibi indicati, vi faccio vedere una cosa importante. Allora, ci sono una serie di indicatori: calcio, selenio, litio, zinco. Litio e lo zinco, ricordatevi, quando trovate litio, zinco e selenio, pensate sempre alla ghiandola pineale. Il litio dimostra uno stato di stress importante, soprattutto una deconnessione fra cervello destro e cervello sinistro. Quando parliamo di selenio e zinco, al di là dell'azione antiossidante, stiamo parlando di una persona fortemente stressata, va bene? E quando pensate alla barriera intestinale, non trascurate l'asse intestino-cervello. E d'altronde, vedete in resistenza che cosa veniva fuori? Veniva fuori funghi, virus e batteri. Con acido arachidonico e acido linoleico come indicatori di acidi grassi, una serie di alimenti e interferenze elettromagnetiche. Se andiamo avanti, Giorgio, in ambito dei sistemi di supporto, vedete, compariva anche il sistema immunitario. A pagina 5, l'indicazione, vedete, è di un valore che comunque è di 82, con valore alto per quanto riguarda, vedete, l'asse intestino-sonno. Ricordatevi che nella regolazione sistemica l'asse fra la ghiandola pineale e la barriera intestinale è un asse fondamentale, con la compartecipazione, ricordatevi, dell'ipotalamo nella gestione della malattia infiammatoria cronica intestinale. La sera che mi ha chiamato per venire urgentemente è perché un gastroenterologo, l'ultimo che aveva visitato, gli disse alla signora: signora, lei probabilmente sta sviluppando il morbo di Crohn. E quindi immaginate perché poi la signora ha voluto correre da me, perché uno che gli dice a una che sta avendo diarrea, che non riesce a controllare in nessuna maniera, che stai avendo
un morbo di Crohn, non è che sta sbagliando in assoluto. Certo, se gli lasciate l'intestino in preda a una virosi, a una batteriosi e a una candidosi, e ci credo io che a questa signora, no, gli viene il morbo di Crohn. Basta che ha una diatesi che noi in omeopatia chiamiamo tubercolinica, e infatti la signora apparteneva alla costituzione fosforica, stranamente fa l'architetto, quindi una costituzione magra, sottile. È chiaro che se insiste ancora col sistema immunitario, e voi sapete il profondo ruolo di regolazione della ghiandola pineale nella regolazione delle cellule TH1, perché la ghiandola pineale ha un grosso ruolo nella modulazione del TH1, perché quando abbiamo una ghiandola pineale stabile, potete garantirvi una maggiore stabilità anche del sistema immunitario, soprattutto in risposta a quella branca che è la branca infiammatoria per le malattie autoimmuni a focalizzazione organica e non sistemica. Io chiaramente, se andate nella pagina successiva, Giorgio, se vai alla pagina 7, questa signora è quasi completamente guarita. Ora il forte stress che ha avuto gli ha dato ancora qualche segno, ma lei è contentissima. Ha voluto fare il bulbo perché quella sera non l'abbiamo potuto fare, vedete? E il bulbo, che cosa vi insegna questa pagina? Mi insegna che noi attraverso il bulbo possiamo lavorare a più livelli. La potenzialità del bulbo è notevole, cioè ci permette di lavorare a più livelli, ci permette di lavorare non solo su un sistema, ma con sistemi affiliati. Ci può aiutare moltissimo a gestire anche che cosa? È il benessere del microbiota. E beh, guardate. La domanda di Fabrizio è: non mangia proteine, poca carne rossa e tanti zuccheri? Sì, diciamo che a livello alimentare è una signora considerata da alimentare biologico, quindi è una persona che da tanti anni, io l'ho curata tanti anni fa, 12 anni fa, quando torno da Pisa, lei si è laureata a Pisa in architettura, e praticamente è tornata poi in Puglia a lavorare, e quando è tornata ha iniziato ad avere infezioni ginecologiche, per cui io già 12 anni fa l'avevo guarita a livello microbiotico, cioè avevo già lavorato sull'intestino, sulla sindrome dell'intestino a colabrodo, per cui fondamentalmente lei è una che mangia bene, cioè non è un problema alimentare. Poi immaginate una che non mangia sicuramente molta carne, su questo è sicuro. Zuccheri non molti, via Fabrizio che non molti zuccheri. Però considerate che qua stiamo parlando di una fragilità di terreno, perché siamo in presenza, ricordatevi, anche di metalli tossici. Quando ci sono metalli tossici nella barriera intestinale, si crea una fragilità di terreno. E comunque a questa signora gli abbiamo scoperto una riattivazione post-virale. Chiaramente acido arachidonico come indicatore dello stato infiammatorio, anche, diciamo, poi, però qua ricordatevi che al primo posto vi mette equilibrio microbico intestinale, al terzo posto vi mette intestino. Quindi, capito? Cioè, qua è da lavorarci soprattutto a questo livello. E io ho continuato il lavoro a questo livello, chiaramente l'informazione dei metalli tossici è congruente, perché la signora comunque, voglio dire, già quando è venuta da me 2 mesi fa, 3 mesi fa, gli avevo lavorato chiaramente su questi fattori, io gli stavo lavorando sul metallismo e su una post-virosi, perché l'ho facilitato semplicemente perché la signora vive in una città che è famosa, ahimè, come tante nostre città, per una discarica che ha avvelenato quel territorio, una discarica che si chiama discarica Martucci, che ha avvelenato il territorio fra questo paese e Mola di Bari per circa 30 anni. E quindi considerate che ero facilitato, e quindi quando le ho fatto il test diagnostico attraverso l'elettroacupuntura, perché quella sera ho avuto l'inceppo del temporale che mi ha fatto saltare internet, praticamente vi dico che, diciamo, già lavorando velocemente su questi aspetti, abbiamo avuto una risoluzione molto rapida. Chiaramente qui potete lavorare con un'alimentazione correlata alla virosi, anche alla, diciamo, al microbiota alterato. Considerate che anche nell'ambito di batteri e micotossine
Certamente la scelta di certi tipi di alimenti, di certi tipi di carboidrati, di certi tipi di cereali diventa molto importante, però diciamo la cosa che ci deve far riflettere è come un test del bulbo a 3 mesi, no, dalla prima visita, con un miglioramento clinico evidente della signora, che rifacendo il test del bulbo in una fase in cui ha avuto per gli ultimi 15-20 giorni un forte stress che l'ha costretta a non dormire perché il marito di notte, stando seduto, si lamentava per i dolori alla gamba, chiaramente, come vedete, viene fuori dal test dell'indicazione sonno e quindi regolazione dell'asse intestino-cervello e tutte le informazioni che sono importanti quando vogliamo curare gente così. E queste persone vanno curate proprio attraverso quello che è, da un lato, un'eliminazione di fattori tossico-nocivi, dall'altro, attraverso un aiuto, un ripristino, un coadiuvare tutte le loro attività. Chiaramente anche io consiglio di valutare le diverse pagine, e voi lo potete fare, l'inquinamento elettromagnetico, quindi si invita le persone a non dormire con wifi acceso, a non dormire col telefonino sul letto, a fare quello che è possibile, è un architetto, e anche a qualche nozione di bioarchitettura. Nell'ambito dei minerali, quando trovate calcio, dovete pensare da un lato a un interessamento della matrice ossa nella gestione di questa infiammazione. Quindi acidosi? Esatto, dall'altro potete pensare a uno stato di acidosi, e chiaramente, come vedete, lo zinco e il selenio sono due minerali importantissimi per quanto riguarda anche l'attività del mitocondrio, e non solo, soprattutto per quanto riguarda lo zinco il sistema immunitario, e il selenio anche per l'attività di regolazione non solo della pineale, come ho detto prima, insieme allo zinco, ma anche della regolazione del metabolismo tiroideo. Quindi, e poi il litio vi porta nel cervello. Quando trovate litio, trovate quasi sempre una situazione di gestione abbastanza, stressata del sistema nervoso centrale. Questa è una donna fortemente stressata e che, ha avuto anche come stress questa problematica del marito. E comunque, questa parte qua, io su questa parte qua ci stavo già lavorando, perché con questa signora ormai ci conosciamo da tanto tempo. Nell'ambito degli indicatori di acidi grassi, chiaramente l'acido arachidonico vi può dire che c'è una carenza anche, e questo è molto importante per un discorso anche di neuroinfiammazione, e quindi l'acido linoleico omega 6, anche sono due omega 6 carenti, anche questi sono molto importanti per i meccanismi di neuroprotezione. Bartolo, sì. Visto che c'è questa pagina qua, siccome c'è stata una domanda sull'acido arachidonico, eccetera, possiamo far intervenire Fabrizio 5 minuti che dà un suo alla anche lettura, Mario. Fabrizio, ci sei? Eccoci, mi sentite? Buonasera. Grazie Fabri, se vuoi, visto che mi hai chiesto, che volevi dare il tuo contributo, volentieri. Come no. Innanzitutto vorrei fare i complimenti al dottore, sempre esaustivo, molto bella la spiegazione di tantissimi, tantissimi argomenti che ha trattato questa sera, molto difficili, però di notevole interesse, soprattutto sulla replicazione virale. E infatti, per quanto riguarda a livello di membrana, abbiamo visto come il nostro corpo ha un equilibrio tra gli omega 3 e gli omega 6, però anche l'acido arachidonico è una molecola molto importante, perché dall'acido arachidonico noi formiamo le nostre membrane biologiche, e in più dall'acido arachidonico noi andiamo a sintetizzare gli endocannabinoidi, che sono delle molecole che il nostro corpo utilizza per produrre neurotrasmettitori, anche per lavorare a livello nevralgico, dolori, a livello della memoria, concentrazione. Ecco perché molte volte ci dà anche il litio, soprattutto per una questione di carenza di acido arachidonico rispetto anche allo stress psicofisico.
Inoltre l'acido arachidonico può essere aumentato anche dall'alimentazione. Di solito dobbiamo cercare di mangiare in questi casi un po' più di proteine, carne rossa e a discapito di zuccheri, zuccheri anche raffinati. E in più dobbiamo anche cercare di fare un po' di sport, anche a livello, uno sport aerobico e anche anaerobico, per aumentare anche questa produzione di endocannabinoidi. Pronto? Grazie. Questo è un'altra bella informazione, è un altro bel tassello che aggiungiamo ai nostri meravigliosi corsi, insomma. Grazie di cuore. Grazie. Se vai avanti, vediamo la pagina delle resistenze microbiche e quella delle, soprattutto quella, Giorgio, dobbiamo vedere dell'inquinamento ambientale. Vedete? Ancora una volta metalli tossici. Eh sì, però diciamo è solamente tracciato e questo è importante perché il lavoro che ho fatto io prima è stato proprio quello di chelazione. Vabbè, chelazione e lavoro sulla riattivazione virale. Se va, ma è migliorata nettamente, cioè questa da avere 15 scariche al giorno, cioè la diarrea nel giro di una settimana li è passata e io non gli ho dato antidiarroici, sicuro. Quindi ho lavorato solo su questi principi. E chiaramente, come vedete, vedete quante informazioni abbiamo. Abbiamo tantissime informazioni. Vedete, funghi, batteri, virus, e quindi possiamo pensare a riparare la barriera a più livelli. Chiaramente i batteri sappiamo i danni che fanno, no? Soprattutto la LPS batterica, i lipopolisaccaridi creano un grave stato di infiammazione anche a livello di sistemi distanti dall'intestino. Beh, le micotossine fanno danni a più livelli. Le micotossine fanno danni nel cervello, fanno danni nei grandi sistemi di regolazione, anche nel cuore, nello stomaco. Lo stomaco è una sede privilegiata di attività delle micotossine, il pancreas, il fegato. Le micotossine nel fegato creano epatosteatosicità. Quindi chiaramente noi, attraverso questi indicatori e poi virus, chiaramente stiamo parlando di una signora che ha dovuto somministrare vaccini e poi a novembre ha avuto un virus. Non sapeva di che cosa. Non ha voluto farsi fare il test del Covid perché non voleva stare a casa. Ha avuto questa forma virale. Appena è regredita questa forma virale, praticamente gli è scoppiata questa diarrea. Quindi sicuramente nell'attivazione, io le ho lavorato molto, vi dico che attraverso i test ho scoperto una riattivazione da virus zoster e io ho lavorato molto su questo. Ora io sto concludendo il lavoro perché la signora sta quasi bene, quasi finito il lavoro, devo solamente regolarla e poi gli farò un altro bulbo a distanza di 3 mesi, però chiaramente questo per darvi indicazione di come, mentre gastroenterologi non erano riusciti a capire la possibilità che una riattivazione di tipo virale potesse innescare attraverso un terreno intestinale già alterato per la presenza di metalli e che quindi aveva già una disbiosi in atto, praticamente potesse scatenare una reazione infiammatoria cronica che poteva portare in una incapacità di regolazione che veniva attuata attraverso appunto il tentativo che diventava inefficace di difesa del sistema intestinale immunitario che esprimeva attraverso una diarrea cronica che sicuramente diciamo veniva favorita da varie stimolazioni pro-infiammatorie, quello che era il suo grado di squilibrio. E quindi ancora di più per sottolineare l'importanza di questo test nell'indicare e nel darci la traccia per poter arrivare poi a una riparazione sempre più profonda, soprattutto innescando i meccanismi di autoguarigione e portando la persona verso un suo maggiore equilibrio e lavorando sempre secondo un modello PNEI. Cioè comunque questa paziente, io le ho consigliato anche di andare
da una bravissima, è un'operatrice del benessere sistemico che fa tecniche di respiro, lei segue già da anni, quindi diciamo attraverso un'armonizzazione globale cercare di ritrovare il proprio equilibrio, ma sicuramente il bulbo è uno di quegli esami che attraverso questa serie di indicazioni ci può permettere anche di innescare un processo di autoguarigione, non solo attraverso questo, ma anche attraverso interventi a più livelli, come è il caso di questa signora, su cui si è intervenuto sia sullo stato di tossicosi, sia sullo stato infiammatorio, sia sullo stato depurativo e sullo stato ipossico infiammatorio e soprattutto neuroinfiammatorio, perché ho lavorato anche sulla ghiandola pineale. Bartolo, hanno alzato la mano? Sì. E aspetta che alzato la mano. Te lo dico, la dottoressa io. Di Martino. Di Martino, aspetta che gli diamo la parola se vuole fare. Poi le domande le facciamo alla fine. In questo momento comunque Marilena può aprire il microfono e fare la domanda. Prego. Non si sente. L'audio è attivato, però non sentiamo nulla. Non sentiamo Marilena. Adesso forse sì. Pronto? Marilena? No, non sentiamo. Magari fare la domanda via scrivendo. Ok, vai avanti, Bartolo. Possiamo andare avanti? Eh no, vabbè, questo è l'ultimo caso che dobbiamo fare, Giorgio. Mi sa che siamo in orario. Facciamo l'ultimo caso, andiamo tutti a letto, che siamo proprio borderline, eh? Non lo so, se li volete fermare ora, perché è l'ultimo caso. No, magari. Ah, Marilena sta facendo la domanda. Ah, ecco. Vediamo la domanda. Ho forse usato Elaps. Brava. Ho usato il Crotalus. Ottimo. Vabbè. Ho usato il Crotalus, sì. Allora, interrompiamo questo, ti metto il terzo caso, magari lo facciamo un pochettino più veloce. No, vabbè, una bambina di 7 anni di Carrara che mi arriva in studio ad Arese, è una bambina di quasi 8 anni, 7 anni e mezzo, che mi arriva il 1° aprile, è indimenticabile perché il 1° aprile c'è il pesce d'aprile, per cui ti puoi dimenticare. Eccolo qui. Per cui mi arriva questa bambina con problematiche, quasi 8 anni, quindi sistema ormonale, metabolismo degli zuccheri, sistema immunitario, infiammazione, stress ossidativo. Se vai più giù, no? Allora, come vedete, che cosa viene fuori? Viene fuori un quadro poliedrico. Questa bimba è una bimba che hanno definito autistica, in verità ha queste caratteristiche, però diciamo al di là di questo era una bambina che secondo me aveva anche altre componenti, la vedevo molto agitata, con anche diciamo una iperreattività a certi stimoli banali, per cui quel giorno per 5 volte ha battuto la testa allo spigolo del tavolo del mio studio. Vi faccio capire, anche la vista è stata abbastanza complicata. Quando ci troviamo di fronte a un bambino, una bimba con problematiche, no, di autismo o similari, è chiaro che è importante andare a considerare tutta una serie di fattori che vanno a disregolare il sistema biologico di questi bimbi, ma soprattutto è importante andare a valorizzare dei dati di fattori epigenetici che incidono, no, nel determinare soprattutto
no, la deviazione neurologica. E qui ne abbiamo molti fattori: muffe, spore, parassiti, inquinamento elettromagnetico, sostanze chimiche e idrocarburi. Chiaramente, capite bene, c'è la segnalazione poi del coenzima Q10, i fitoestrogeni lasciamoli perdere, stiamo parlando di una bimba di 7 anni, i carotenoidi, la vitamina C, importantissima. Se vai a pagina 5, Giorgio, a pagina 5, vedete, i valori più alti sono sostanze chimiche, muffe, spore e parassiti. E vedete anche glutine. In più c'è l'indicazione della glutammina e con 18 ci sono i marcatori antiossidanti, fra cui vitamina C, coenzima Q10 e carotenoidi, con la vitamina C che ricompare nelle vitamine. Se vai alla pagina numero 7, quella della barriera intestinale. Poi sensibilità al glutine anche. Eh sì, sì, l'ho detta, la sensibilità al glutine, sì, l'ho detto prima. E considerate che, vedete, nella barriera intestinale sostanze chimiche e parassiti. Allora, già qui avete un mondo. Perché? Perché da un lato in questi bambini potete lavorare già abbassando, per esempio, i livelli di glutine. Ma la mamma già lo faceva. La mamma, prima di venire da me, era già stata a tanti altri medici e già questa bambina era una bambina che era stata sottoposta a diete drastiche che non avevano portato a nessun risultato. Io non voglio essere critico nei confronti delle diete, però ci sono dei fattori che sono stati trascurati, perché se io vado a trovare una barriera intestinale che è piena di muffe, di parassiti e di sostanze chimiche, io ho bisogno di fare una cosa importante in un bambino. E una cosa importante in un bambino, e che è quello che facciamo tutti, è attivare lo starter principale della attivazione di un sistema biologico che si chiama drenaggio. E io, attraverso un banale drenaggio aiutato da qualche goccina di cell food, da un po' di goccine di vitamina C, questa bambina ha avuto un netto miglioramento a partire già da una settimana dopo l'introduzione di questi piccoli rimedi a basse dosi. Quindi questo caso era per farvi capire che noi veramente possiamo fare molto. Perché non dobbiamo andare neanche dietro le mode. Non è che chiaramente la barriera intestinale non deve essere gestita attraverso un'alimentazione, ma non è l'alimentazione il solo risolutore. Non è che togliendo glutine e tanti cibi andiamo anche a disnutrire. Lo dobbiamo fare, però qui c'è un'indicazione precisa. Qua vi sta dicendo il test che ci sono parassiti. Quindi il test che ci dice che ci sono parassiti, ci sta segnalando che c'è un'attivazione di un certo tipo, che ha a che fare con una certa molecola di cui abbiamo parlato nel primo intervento di stasera, che si chiama istamina. E quindi avete tutto il dovere di andare ad abbassare la reattività istaminica. Ricordatevi che l'attività istaminica a livello cerebrale coinvolge delle aree del cervello che sono molto importanti nelle regolazioni di tanti aspetti della corteccia cerebrale. Per cui è importante intervenire anche su queste. Va bene? Quindi test del bulbo in una piccolina con una serie di indicatori che ci permettono di intervenire a più livelli. E chiaramente è chiaro che io gli ho consigliato, Giorgio, anche una vitalizing card, perché la signora ha detto: dottore, devo cercare qualcosa per vedere questo inquinamento. No, ho detto: signora, lei deve fare così, deve cercare di trovare il modo che sua figlia non venga infilata da campi elettromagnetici abnormi, cerchi di stare attenta. E la mamma, bisogna dire, è una donna, una santa, che veramente ora è molto felice, perché capite, quando le aprite delle piccole porte di speranza a queste persone, avete fatto qualcosa di magico. Soprattutto quando queste persone si sono già rivolte, ed è stato molto importante, ecco perché è importante la testimonianza, l'articolo che ha fatto Monica sul giornale di Affari Italiani di quel caso di Selene. Questa bambina si chiama anche Selene,
di quel caso di Selene, quella bambina con sindrome di quella sindrome particolare che di Rett, che praticamente abbiamo tra virgolette aiutato inquadrandola, poi lei chiaramente è andata ad attivare grazie alla sua splendida famiglia una serie di percorsi che gli hanno permesso veramente di trovare una qualità di vita differente rispetto a quello che gli abbiamo prospettato. Vedete, il test del bulbo è questo, è un aiuto in più, cioè uno strumento utilissimo che può servire veramente per aprire dei varchi. Ed è importante collegare poi la tipologia del veleno ai tessuti di sostegno e ai sistemi di collegamento, perché se io ho un veleno, una sostanza chimica, il corpo come fa a eliminare la sostanza chimica? E se la sostanza chimica sta nel cervello, voi dovete lasciare la sostanza chimica nel cervello o dovete andare a ripulire? Se voi avete a casa un giardino e vi buttano dell'immondizia dentro, voi la lasciate nel giardino, andate nel giardino direttamente. Quindi non solo fare il lavoro sul cibo, perché certamente l'intestino è importante, però pensare che se io ho delle sostanze chimiche e questa persona ha dei disturbi dell'attività cerebrale, devo andare anche a drenare il cervello, devo andare probabilmente a drenare anche il sangue, devo andare anche a drenare per esempio la linfa, devo andare ad aiutare questa piccolina a riattivare il suo meccanismo endogeno, fisiologico di regolazione, in maniera tale che questa piccolina possa avere in mano delle chiavi migliori per la sua salute. Considerando che noi non l'abbiamo molto aiutata, visto che già probabilmente nel grembo della mamma, la mamma gli ha infilato un sacco di sostanze chimiche, e poi col microbiota alterato, su cui chiaramente non è intervenuto nessuno, perché è troppo facile intervenire, scusatemi, sul glutine e sugli altri cibi. Però dobbiamo imparare tutti quanti a curare l'equilibrio microbiotico, che è fondamentale per la salute. Quindi questo è un invito ulteriore a prestare attenzione ai corsi di formazione che noi stiamo proponendo, perché come ha detto Giorgio, no, ma anche lui ha partecipato, non solamente io Antonio, nella stesura del programma, noi l'anno prossimo faremo un corso di formazione con una grossa impronta clinica, dove chiaramente la clinica che tratteremo sarà soprattutto una clinica integrata, e quindi è importante l'iscrizione a questi corsi, è importante che partecipiate anche ai nostri eventi, e comunque penso presto poi Giorgio penso che ha intenzione di fare qualche altra serata e poi vediamo un po', insomma, sì, di parlare sempre di questi casi che sono comunque un momento anche per corroborare le nostre unioni mentali e rinforzarle. No, è solo stando assieme, guardate questa bambina quante sostanze chimiche, idrocarburi, poi Carrara, io vi ricordo che massa Carrara. Beh, Carrara ci sono, io non l'ho voluto dire, l'hai detto tu Giorgio, ma anche massa, da dove viene una persona. È una delle città più inquinate in Italia, Massa, e dipende da cosa? Epigenetica, perché in quella zona per anni c'era il carbon coke, c'erano la Dalmine, carbon coke, aziende farmaceutiche, quindi vi dico ancora oggi passare di lì si sentono dei miasmi, è irrespirabile. Quindi pensate, a proposito di epigenetica, che danno che abbiamo fatto in quelle zone, c'è un'altissima percentuale di leucemie, tumori, malattie cardiovascolari e via. Volevo leggere solo qualche messaggio della mamma, Esattamente sì. Meno di 2 mesi dopo, ma io non vi lascio i messaggi prima. Selene è più lucida, comunica molto di più, ogni giorno parole nuove, c'è ancora tanto da fare, ma ti ringraziamo ogni giorno, grazie di cuore. Selene è più regolare di intestino, è più presente, inizia a parlare. Dottore, che faccio? Aumento di una goccina, e vabbè, le ho fatto aumentare di una goccina di self-food, di una goccina di così. Selene è molto più calma, ha notevoli miglioramenti sia a livello del linguaggio che del comportamento. Non ho usato neurolettici, non ho usato farmaci ad azione nervosa. Abbiamo usato la natura e abbiamo usato il principio dell'epigenetica, cioè quello di togliere per primo il veleno. Perché se lasciamo un veleno,
che togliamo a fare il glutine se poi lasciamo le sostanze chimiche nel cervello, scusatemi, o lasciamo dei parassiti nell'intestino, no? Questo non per andare contro a chi le pratica queste, ma sono delle mode. Dobbiamo lavorare. Oggi abbiamo uno strumento per i bambini, usiamolo. Questo strumento ci orienta. Facciamo casistica. Fra un anno staremo qui a dirci, oh, non ha funzionato. Però se fra un anno saremo qui a dirci, abbiamo aiutato 10 persone su 100, considerate che quando arriveremo all'ultimo piano e passeremo la porta, ci sarà lui ad aspettarci e a chiederci quanti fratelli o simili abbiamo aiutato rispetto a quelli che avremmo voluto aiutare. E noi potremo dire, vedete, grazie al test del bulbo ne abbiamo aiutati 10 di più. Grande. Guarda, vi ho, potete attivare i vostri microfoni, se, così ci salutiamo, ci abbracciamo virtualmente. Guido, vogliamo salutarci tutti, se volete dire la vostra. Vi ringrazio per questa partecipazione, per questo vostro continuo contributo, supporto. Se avete bisogno, insomma, siamo a vostra disposizione, mandatemi un'email, mandatemi un messaggio. Veramente penso che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Vi assicuro che se solamente iniziando, si inizia dalle basi, iniziando a fare quello che S-Drive vi dice di fare, già fate dei passi avanti straordinari. Poi dopo incominciamo a unire i puntini con quello che facciamo in formazione, penso che qualcosa di magico, Bartolo. Ragazzi, penso che veramente straordinario. Io vi ringrazio di cuore, volete dire qualcosa? Se no, ci diamo la buonanotte. E che dire? Mario. Giorgio, no, volevo dire una cosa, Giorgio, una cosa che mi sta capitando è che dopo aver fatto l'esame del bulbo, a volte faccio anche un altro esame di biorisonanza, di sonorostimolazione, e molto spesso alcune cose coincidono, tutte e due, sia nell'uno che nell'altro. Cioè quello del bulbo mi coincide con l'esame di biorisonanza, quindi è una cosa fantastica. Infatti mi sorprende sempre, perché è veramente bella questa cosa, soprattutto sulla parte di terreno, no? Stress ossidativo, altre cose, insomma, ma anche a livello di drenaggio e così via. Ecco. Quindi bello, bello. No, ma poi questo grazie, strumento Bartolo. È la velocità, no? È la velocità che in 12 minuti hai questi dati, ma come vedi poi correla anche con altri esami di approfondimento. Però noi non dobbiamo